sono Elvira Reale, direttrice scientifica dell'Associazione Salute Donna di Napoli che si occupa di violenza contro le donne e sono direttrice di un centro di prima assistenza per le donne vittime di violenza presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Sono qui a fare questa battaglia sulla prostituzione dal punto di vista della salute, perché dal 1982 mi occupo di salute delle donne, ho creato il primo servizio di salute mentale per le donne e lì, come ho incontrato la violenza, ho incontrato anche il fenomeno della dissociazione per le donne stuprate e violentate. Vi dico semplicemente questo, è quel filo che mi ha unito alle altre associazioni, a Europa, a Chiara Cartita, per portare questa battaglia. Si parla solo della salute fisica e delle malattie sessualmente trasmesse, che sono una goccia in un mare insalutare, mentre invece le patologie che colpiscono più le donne prostitute sono le dissociazioni, il disturbo post-traumatico da stress, la depressione, ovviamente, come tutte le vittime di violenza. Sul disturbo dissociativo è esperienza comune delle donne che subiscono uno stupro vivere lo stupro attraverso la dissociazione del proprio corpo. Si può sopravvivere psicologicamente allo stupro se in quel momento si ha un obnubilamento, un distacco, e questo distacco è anche quello che rende impossibile il ripetere l'esperienza nei percorsi giudiziari, perché mancano i dettagli dell'esperienza. Vengo adesso da una relazione di consulenza tecnica che ha indicato una minore di 15 anni inattendibile nel riferire la violenza di un ex fidanzato maggiorenne, perché il suo racconto per gli psicologi non era valido, mancavano i dettagli, non si ricordava se i pantaloni erano abbassati o tolti, se le scarpe c'erano o non c'erano. Su questi dettagli si è avuto questa richiesta di archiviazione. Questa ragazza ha un forte disturbo post-traumatico da stress, e se immaginate questo, che è un'esperienza unica, cioè di stupro si può essere vittime una, due volte, immaginate invece questo sistema necessitato dalla propria sopravvivenza alla popolazione delle prostitute, i gravi danni che comporta per chi? Per le donne. Quindi io ritengo che, al di là di tutti gli altri discorsi che faranno le altre, di immagine, di tutto, comunque dal punto di vista dell'immagine io mi sono sempre sentita danneggiata come donna dall'esistenza della prostituzione come aspetto della schiavitù femminile, quindi mi sento soggettivamente fortemente implicata in questo fenomeno e sono qui da quando Lidia Turco fece la prima proposta di riaperture delle prime chiuse a battermi contro questa ipotesi. Grazie.